Ecco la risposta di Genova, questa piazza e le piazze di tutta Italia. Hai provato a precettarci e noi siamo qui e lo saremo anche venerdì prossimo e continueremo a esserlo. Oggi CGIL e UIL sono in piazza contro la manovra di bilancio di questo governo. Questa è la prima tappa di una mobilitazione che si articola in diverse giornate, con scioperi e manifestazioni in tutte le regioni, in tantissime piazze, con centinaia di presidi, per arrivare allo sciopero della settimana prossima, durante il quale ci ritroveremo nuovamente in questa piazza per una grande manifestazione regionale. Ebbene, che lo sappiano a Roma, hanno provato a fermarci ma non ci sono riusciti. Volevano depotenziare uno sciopero che è legittimo nel metodo e nel merito. Guardate, io ritengo gravissimi gli attacchi che da più parte arrivano a CGIL e UIL, a chi osa contestare politiche regressive che, come sempre in questo paese, chiedono sacrifici ai soliti noti, lavoratori e pensionati, la cassa di questo paese. Al governo e al ministro dei trasporti Salvini, che si ricorda di essere tale solo quando si parla dei nostri scioperi o di ponti sullo stretto o di immigrazione, diciamo che la nostra risposta è questa piazza. E la riuscita di questi scioperi, garantiti dalla Costituzione e regolamentati anche fin troppo dalla legge 146. Noi, deve essere chiaro, non ci fermeremo. Del resto le nostre richieste sono evidenti, lampanti. La legge di bilancio va cambiata e va cambiato anche il modello di sviluppo di questo paese. E guardate, non è uno slogan, è una necessità concreta e ineludibile. Abbiamo bisogno di un modello di sviluppo che tenga conto anche dell'ambiente, perché non ci possiamo più permettere i costi etici, sociali ed economici del cambiamento climatico. Ha ragione chi dice che si tratta di uno sciopero politico, compagni e compagni, amiche e amici. Siamo in piazza per rinnovare i contratti di lavoro e chiedere di aumentare il peso nelle buste paghe, ma siamo in piazza per molte altre ragioni che riguardano direttamente la vita delle persone, donne, uomini e soprattutto quelli che sono i giovani, quelli che saranno i protagonisti della nostra società domani. Quando chiediamo di cambiare la legge sulle pensioni, non lo chiediamo solo per chi giustamente dopo una vita di lavoro chiede di poter andare via, ma lo chiediamo anche per i giovani, per i nostri ragazzi, che oggi quando lavorano sono precari e che un domani saranno in grande difficoltà a mantenersi. Il tema del lavoro è il grande assente nelle politiche di questo governo. Proprio ieri c'è stato qui a Genova lo sciopero dei lavoratori di Acciaierie d'Italia a proposito di senso di responsabilità. Nel 2005, quando si è arrivato allo spegnimento dell'altoforno a Cornigliano, chi ha usato il maggior senso di responsabilità? Sono stati gli operai dipendenti delle acciaierie ad agire il maggior senso di responsabilità, comprendendo che era giusto il momento di cambiare, perché era arrivato il tempo di un nuovo modello di sviluppo. Chi è stato a non fare la propria parte? Gli operai o il governo, che oggi non riesce nemmeno a imporsi con il socio privato che, solo per dirne una, non fa neanche più le manutenzioni degli impianti? Ed è un problema o no la sicurezza sul lavoro in questo paese? Tutti i giorni in Italia si muore sul lavoro o di lavoro, perché ci sono anche le malattie professionali, e qua a Genova ne sappiamo qualcosa, con la vicenda dell'amianto che purtroppo non è ancora finita e non è ancora risolta. La Liguria ha il triste primato di essere la regione del nord-ovest dove gli infortuni mortali sul lavoro sono aumentati. Le altre regioni, come ad esempio il Piemonte o la Lombardia, sono diminuite, mentre noi li abbiamo raddoppiati. Tra gennaio e settembre del 2023 sono state 17 le vittime contro le 11 dello stesso periodo dello scorso anno. Giovedì è morta in provincia di Treviso una giovane operaia di nome Anila. È stata schiacciata da un macchinario. L'infortunio sul lavoro e non l'incidente. Cerchiamo di tornare al giusto peso e il significato alle parole. Ci ha ricordato immediatamente Luana, giovanissima mamma operaia morta nel 2021 nel Pratese. Cito Anila e Luana per accogliere in un unico grande abbraccio da questa piazza tutte le vittime del lavoro e le loro famiglie, perché dietro le persone ci sono le loro storie, i loro affetti. Stiamo incessantemente chiedendo al governo di pensare maggiormente a risorse da destinare alla formazione, a maggiori forme di tutela, di prevenzione, in una realtà in cui la sicurezza spesso viene messa in secondo piano dalle esigenze della produzione. Quante risorse mette la legge di bilancio su salute e sicurezza sul lavoro? Sono previsti nuovi fondi da dedicare ad esempio alle assunzioni dei nuovi ispettori del lavoro? La risposta è no!
La risposta è no, non c'è una lira. In bilancio non sono previste risorse per l'assunzione nel pubblico, nemmeno in sanità. Siamo passati dagli eroi della pandemia a chiedere ore extra orario, e non per allargare il servizio, ma per garantire servizi minimi. Il personale sociosanitario non ne può più e si sente preso in giro, e con loro voglio ricordare e ringraziare anche tutte le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, che spesso sono invisibili o considerati tali, non certo da noi, ma che contribuiscono al funzionamento delle strutture pubbliche che tutti noi frequentiamo. CGIL e UIL hanno richieste chiare e precise: rinnovo dei contratti e migliori condizioni economiche per lavoratori e pensionati, perché il problema salariale questo governo non lo affronta se non confermando le misure già esistenti, ma ormai rese sterili da un'inflazione al 12%. Chiediamo di dire basta al precariato che penalizza i nostri ragazzi. Vogliamo investimenti nella formazione a partire dalla scuola pubblica e dall'università. Chiediamo maggiori investimenti nei settori pubblici per il trasporto delle persone, delle cose, risorse che sostengono i servizi pubblici universali, oggi abbandonato verso logiche che guardano sempre di più ai servizi privati. Le palanche, come si dice a Genova, in Italia ci sono, nel paese che ha tra le maggiori evasioni fiscali d'Europa, e badate, gli unici a non evadere sono lavoratori dipendenti e pensionati. La politica non riesce nemmeno a pensare a una vera riforma del fisco, unico strumento per trovare le risorse e ristabilire condizioni di equità, non una lotta all'evasione fiscale che sia reale, che sani questa situazione vergognosa, che ridia dignità al paese. 100 miliardi di euro all'anno di evasione fiscale ne farebbero di manovre finanziarie. Abbiamo chiesto di tassare gli extraprofitti delle imprese che anche durante la pandemia hanno accumulato enormi patrimoni, e anche in questo caso le risposte sono state parziali, insufficienti o in qualche caso inesistenti, perché è più facile pescare i soldi da chi sopravvive con il proprio salario o con la propria pensione che andarli a prendere dalle industrie. CGIL e UIL chiedono un'attenzione particolare al mondo degli appalti e subappalti, dove spesso si annidano condizioni di lavoro inaccettabili dal punto di vista normativo, economico e della sicurezza. Penso alla grave manipolazione del codice degli appalti, con l'introduzione di subappalti a cascata che diminuiscono le tutele di salute e sicurezza dei lavoratori, non garantiscono la qualità delle lavorazioni e aumentano il rischio di infiltrazioni criminali nel sistema, se a qualcuno interessa, oltre ai nostri scioperi. Infine voglio fare un passaggio anche sul disegno di legge sull'autonomia differenziata che sta portando avanti questo governo. L'autonomia differenziata favorirebbe ancora di più il divario tra regioni, creando una frattura insanabile tra nord e sud del paese, e chi pensa che la nostra regione ne trarrebbe giovamento sbaglia, presidente Toti, sbaglia a pensare che la nostra regione potrebbe averne giovamento. Nel mondo della globalizzazione pensare di creare un proprio recinto introduce magari anche le gabbie salariali, è antistorico, divide i lavoratori e i cittadini. Chi la pensa così anche nel nostro territorio non considera che tra le regioni del nord la Liguria è quella più vicina al sud del paese, e l'autonomia differenziata peggiorerebbe ancora di più la situazione. La nostra Costituzione, nata dalla Resistenza e dalla Guerra di Liberazione, non prevede l'autonomia differenziata, non prevede il presidenzialismo, né tantomeno il premierato, modello per il quale saremo gli unici in Europa, ma bensì un forte bilanciamento dei poteri tra Presidente della Repubblica, Primo Ministro, con al centro il valore del Parlamento della Repubblica. Si vuole una donna o un uomo soli al comando? Non era così che la pensavano i padri e le madri costituenti. 20 anni di dittatura, una guerra mondiale, la lotta di liberazione erano bastate e avevano insegnato che solo con la libertà e la democrazia si ricompongono le società e la civile convivenza. Ce lo insegna la storia, ce lo hanno ricordato con il loro sacrificio e insegnamento. Quando si cambia lo si deve fare in meglio, non in peggio, e noi non lo permetteremo. La nostra Costituzione, se ha un limite, è quello di non essere stata pienamente attuata in questi mesi, pensando a chi l'ha voluta. Ho fatto anche un'altra riflessione. Dopo gli anni della guerra fredda ci siamo illusi che la diplomazia e la volontà di pace avrebbero prevalso sempre come logica per sedare le tensioni che si sarebbero generate tra stati, lasciando l'uso delle armi al tragico e imperituro monito dei cimiteri affollato di morti di tutte le guerre. Ma purtroppo non è così.
Sono tanti i campi di battaglia che straziano i cittadini, donne, uomini, anziani e bambini. Sono loro che da sempre pagano il prezzo più alto. Non ci vogliamo arrendere a questa logica, ma lavoriamo per una sempre maggiore consapevolezza di lavoratrici e lavoratori. Il mondo del lavoro ha più volte dimostrato come si possa vivere insieme, in pace, senza essere usati come pedine di una scacchiera che troppo spesso invece lo usa e lo colpisce. Abbiamo chiesto il cessate il fuoco, prima in Ucraina e ora in Palestina. Bisogna fermare subito l'escalation di violenza di ogni genere e natura e lavorare affinché i conflitti vengano risolti con il dialogo e con la mediazione. Le nostre lotte da sempre significano leggere dentro di noi per comprendere come l'unità di lavoratrici e lavoratori, la forza che hanno saputo esprimere in momenti drammatici, siano le fondamenta sulle quali costruire un futuro diverso e migliore, rappresentare nuovi bisogni, non lasciare indietro nessuno, includere chi oggi ha bisogno ed è in cerca di speranza, rappresentanza, giustizia sociale, in particolare donne e giovani, quella rappresentanza che i nostri sindacati devono saper offrire a tutte e a tutti e per la quale dobbiamo lavorare con sempre maggiore intensità insieme a tutte le forze civiche e le associazioni. Lo dico al governo, al presidente della regione, agli opinionisti dell'ultima ora che leggiamo sui giornali in questi momenti. Abbiamo tantissimi buoni motivi per scioperare ed essere in piazza. Se pensate che siamo disponibili a lasciarvi affondare questo paese, scordatevelo! Bravo! Precettate quanto volete! In queste ore in Germania è in corso lo sciopero di 2 giorni del sindacato macchinisti che nessuno si è neanche minimamente sognato di precettare. Noi continueremo ad essere in piazza a protestare e a scioperare per quello che sappiamo essere giusto, per i diritti, per il lavoro di qualità, per i salari, per i giovani, gli studenti, le donne, i pensionati, i servizi pubblici, i rinnovi dei contratti e per una società più giusta. Per questo venerdì prossimo saremo ancora qui in sciopero per una grande manifestazione regionale. Viva la CGIL, viva la UIL, le lavoratrici e i lavoratori si ascoltano, non si comandano! Bravo!